E bentornati in questo nuovo episodio di F123 con la nostra Subaru Baracca e il nostro sterminatore degli Appennini Giovanni Storti. Dopo la bellissima vittoria scoppiettante, direi quasi in solitaria, in quel di Spa-Francorchamps in Belgio, ci troviamo dopo la pausa stagionale ovviamente al Gran Premio d'Olanda in quel di Zandvoort. Prove libere ovviamente completate, tutte sull'asciutto, e poi arriva la qualifica bagnata. Benissimo, direi benissimo, nessuna esperienza per questo circuito sul bagnato, quindi andrà sicuramente male. Già durante le prove libere non riuscivo a fare tempi così tanto competitivi con tutti gli altri, infatti ero sempre verso le zone più basse della classifica con i tempi, e quindi credo che col bagnato faremo ancora peggio. Quindi mi aspetto una gara con una partenza proprio dall'ultimissimo posto. Ma bando alle ciance, andiamo a farci questa qualifica e ci vediamo ovviamente in griglia per la gara. Benvenuti tra le coste del Mare del Nord, dove è situato il circuito di Zandvoort, distante 40 km da Amsterdam, per il Gran Premio d'Olanda di quest'anno. È una gara memorabile, come lo sono state le quattro vittorie di Jim Clark e tutti i suoi 370 giri completati su questa pista. Il circuito di Zandvoort vanta 14 curve, 10 a destra e 4 a sinistra. Vi è molto banking sulla superficie, oltre a cambi di dislivello che mantengono i piloti sull'attenti per tutti i 4 km del giro. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Lewis Hamilton parte dalla pole position, con Charles Leclerc al suo fianco. Nel resto della griglia invece, Russell, Sainz, Verstappen, Perez, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Zhou, Stroll, il tristo mietitore, Magnussen, Albon, Tsunoda, De Vries, Oscar Piastri, Besti e Logan Sargeant. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Ancora una volta qui con me Davide Rossetti. Davide, è fantastico averti qui con noi oggi. Vista la tua esperienza in pista, toglimi una curiosità. Come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Beh ragazzi, non mi aspettavo niente di più, niente di meno, sinceramente, anzi ci è andata forse fin troppo bene, visto che la P15, perché Albon, se non sbaglio, ha preso penalità, e non è neanche una bruttissima posizione dalla quale partire, quindi ci aspettano tante bagarre, ovviamente, tante belle lotte, cercando di fare tanti bei sorpassi, però bisogna stare molto molto attenti qui, soprattutto ai cordoli, perché ti mandano fuori. Il ghiaione che è micidiale c'è in ogni curva. Settore 2 difficilissimo con la nostra auto, bisogna cercare ovviamente di recuperare poi nei tratti dove c'è il DRS, soprattutto in questo qui, dalla parabolica fino a curva 1, che ci può essere di tanto aiuto. Però strategia che ho già sistemato in realtà, perché la soft e la media sinceramente non mi sembravano adatte per questa gara, visto che l'usura gomme è veramente troppo alta, e quindi l'ho cambiata mettendo soft e hard con un giro prima. Entriamo in box un giro prima, in realtà si doveva entrare all'undicesimo, ma noi entreremo al decimo. Ovviamente tutto può cambiare nel corso della gara, ma cercando di fare sempre attenzione a qualsiasi contatto, perché qui rompere è un attimo, proprio pam, hai rotto tutto quanto. Quindi ragazzi, iniziamo sta gara. Frizione, acceleratore, aspettiamo che si spenga il semaforo e via al Gran Premio d'Olanda in quel di Zandvoort. Partenza buona, ma forse si poteva fare... Oh. Mamma mia, me la son vista bruttissima. Contatto, Gasly. Prendiamoci. Madonna, si è scansato come se avessimo la lebbra. Grande Gasly, il nostro rivale, che ormai è conscio di aver perso la rivalità e quindi ci fa passare come se nulla fosse.
E ora siamo ai piedi, nel retrotreno di Bottas, cercando di non fare il botto con Bottas. E per questi... lo sappiamo, grazie. Almeno con questo serpentino per questi primi giri ci permette di rimanere incollati a Bottas, visto che ovviamente tutti rallentano e noi, non essendo velocissimi nel tratto guidato, possiamo rimanere molto molto vicini. Qui c'è il cordolo assassino che basta che lo prendi e ti t'ammazzi, quindi da evitare come la peste. Prendiamo la posizione su Bottas, proviamo il dive bomb su Alonso. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che bel sorpasso, due in una botta sola. Mamma mia, P8 davanti c'è Norris e poi Verstappen solo sesto, che in questa nostra carriera la Red Bull non è che stia andando tanto bene come nella realtà, visto che la Mercedes adesso è prima in fatto di prestazioni dell'auto e le Red Bull, queste due Red Bull qui sembrano due auto normali nel nostro gioco, ed è una cosa buona sinceramente. Mi basta vederlo solo nella realtà, poi anche nel gioco vedere sempre la Red Bull vincere, anche no, preferisco la mia salute mentale, che è, mannaggia il DRS. Ma non adesso. Ma perché? Che adesso si attiva il DRS. Ma se non ce l'abbiamo. Ma se mi hai appena detto che. Se mi hai appena detto che il DRS si è rotto, no? E che stai cercando di ripararlo, perché mi dici cerca di utilizzarlo nel danno del DRS? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Hai detto che è rotto, non posso utilizzarlo, no? Mi sembra anche una cosa logica. Mamma mia. E ora dobbiamo puntare solo sulla nostra bravura nel guidato, cioè nulla praticamente. Norris ovviamente ce l'ha. Dobbiamo cercare di rimanere quanto più attaccati possibile. Almeno con l'Hertz proviamo a salvarci, che se no è tutto inutile. Sperando che lo aggiustino quanto prima. 8 decimi. Adesso si allontanerà. Proviamo ad avvicinarci con l'Hertz e con la scia. Però non è che ne possiamo utilizzare tanto. Il compagno di squadra è 5,3 secondi. Mamma mia ragazzi, quarto giro andato. Anzi, terzo giro andato. Uè, piano Giovanni. Piano. Non c'è fretta. La gara è lunga. Tranquillo. Non facciamo queste stupidaggini. Giovanni, non c'è bisogno. Non ce n'è assolutamente bisogno. Dai. Mamma mia, quanto conta avere il DRS. Perché adesso lo stiamo perdendo. L'abbiamo perso ormai Norris. E adesso difendersi da Alonso è imprescindibile. Usare l'Hertz. E lo consumeremo tutto praticamente. Per quanto tempo ci possiamo difendere? Due giri al massimo? Forse neanche quelli. Mannaggia. Dai, sistematelo, per favore. Ancora. È ancora rotto. Lasciamo scorrere qui. Ci possiamo permettere di lasciarla scorrere. Mamma mia. Si avvicinano tantissimo qui. Non so veramente come difendermi, come
come migliorare la traiettoria, perché la nostra macchina fa schifo, fa schifo, non è veloce nel cambio di direzione, non ha nulla per i settori guidati. Dove cazzo stai andando, Alonso? Dove vai? Sei un pazzo. Ma non c'era, ma neanche il posto per metterci l'idea lì. È folle. Non aveva senso. Abbiamo rischiato di mandare tutto in caciara per nulla, per un pazzo come Alonso. Da qui si esce bene però, però da qui iniziamo a fare schifo. Mamma mia, non li voglio proprio vedere sti cordoli. Sto cercando di evitarli quanto più possibile, perché lì ci sali sopra e vai dritto. Alonso. Dall'auto davanti, 3,9 secondi. Bravissimo Alonso, da lì puoi, dall'interno no. Cioè dall'esterno. Non mi ricordo, vabbè, non ci pensiamo, lasciamo perdere, è ancora, ancora rotto sto cavolo di DRS, non che ci serva, almeno adesso che Norris ormai è andato via, non ci servirà sicuramente, però... Se fossimo riusciti ad avere il DRS sin da subito, almeno qualche altro giro dietro Norris saremmo riusciti a farlo. Non dico chissà quanti, ma almeno un paio forse ci avrebbe aiutato. Bottas supera Alonso. Mamma mia, saranno 25 giri durissimi. Ci prova anche Bottas. Lascio lo spazio. Poi col diritto di traiettoria siamo sempre lì davanti. Dai, attenzione. Bottas, se vuoi passare la tua occasione. Dive bomb, cercando di non rompere nulla. Mamma mia, meno male che si scansano. Oh mamma. Buona così. È l'unico modo in cui possiamo difenderci senza utilizzare l'Hertz. Ma l'hanno aggiustato sto DRS, L'hanno aggiustato e non mi dice nulla. Ma sei veramente stronzo, Alex. Ma dimmelo che l'abbiamo aggiustato, no? Dimmelo. Così so che posso utilizzarlo. Avvisami. Ma quali buone, che abbiamo il 40% di usura? Ma sei fuori? Ma dove? Ma che macchina stai guardando, Alex? L'usura delle gomme di chi stai guardando? Non le nostre sicuramente. Sta guardando un'altra macchina. Non la mia sicuramente. Vai Alonso, vai. Se c'hai abbastanza velocità, vai. Non ce l'hai. E quindi rimani dietro. Bella così. E poi P8, ragazzi, non è neanche male, Certo, poi dovremmo gestire la gomma hard. Sarà difficile il secondo stint. Ancora più difficile di quanto non lo è adesso. Bandiera rossa!
Non ci credo! Devi mantenere positivo il tempo delta. Cosa cazzo non è successo? Cos'è successo? Bandiera rossa, sessione interrotta. Mamma. Bene, ma questo è un buon momento per riprendere fiato. Siamo oddio ragazzi, e adesso non so veramente come gestirla, non so che cosa sia successo. Qualcuno probabilmente si è girato, non me ne sono neanche reso conto. Io sono entrato in box e poi ho visto qualcosa. Sicuramente l'andremo a rivedere con, cioè ve l'avrò fatto vedere con il replay, ma io ancora non so nulla. Allora, strategia, che se fa? Si prova la media? Si prova la media, dai. Si va con la media, dai. Si va di media. Mamma mia, si riparte dal giro 13. Sì, si riparte dal giro 13, quindi partiamo con la media, dai. Ripartiremo tra un attimo. No, dalla P19. No. E ovviamente tutti hanno fatto mannaggia ragazzi. Proprio quando dovevo entrare io ai box dovevano mettere sta cavolo di bandiera rossa. Ma che sfiga! Che sfiga! Porca miseria! Eravamo avantissimo, ragazzi. Eravamo in P8. Ripartiti dalla P19, P18 là. Porca troica. Vabbè, auto più scarica. Ma poi non ho capito chi è che si è girato. Cosa sia successo lì alla parabolica. Ora dobbiamo spingere. Mi interessa niente. Ora si spinge e basta. Dove riusciamo a metterci lo zampino? Ci proviamo. Hertz sparato. Ecco, certo che se facciamo ste curve così non concludiamo nulla. Dai, battagliateli per favore. Ma a me chi me l'ha fatta fare a cambiare la strategia e entrare un giro prima? Che se fossimo entrati dopo, ci bastava entrare un giro dopo e saremmo stati davanti a tutti. Orca miseria, adesso dobbiamo ricostruire tutto. Gasly fatti da parte. Gasly, guarda che faccio un dive bomb che ti butto fuori, non mi interessa più niente ormai. Dobbiamo recuperare. Non dobbiamo farli scappare via quelli che stanno davanti. Dai, finché non c'è il DRS almeno usiamo l'Hertz e sono sicuro che possiamo prenderci qualche altra posizione. Dai, da qua. Ci proviamo subito su Gasly. Proviamo ad avvicinarci subito a Zoo. A Joe, a come si chiama lui. Buona. Guardali, come stanno godendo lì davanti. Maledetti. Dai, che almeno Alonso riusciamo a riprenderlo. E ci riprendiamo la nostra P8. Dai, DRS. Ma non me lo sarei mai aspettato una bandiera rossa. Non me la sarei mai aspettata, sinceramente. Non l'avevo proprio minimamente messa in conto. Ah. Vabbè, d'altronde non è che ti puoi aspettare mai una cosa del genere, però in una pista così forse era anche prevedibile. Dai, Hertz e DRS subito.
smontiamo sta macchina e rimontiamola tutta. Il tempo dal pilota davanti sta diminuendo al ritmo di circa 5 decimi a giro. E Norris è lì, eh? Norris forse ha qualche problema perché non sta scappando assolutamente. Anzi, rimane davanti ad Alonso ma di pochissimo. Forse abbiamo la possibilità anche di prenderci la posizione di Norris. E sarebbe una benedizione, sarebbe. Dai, dai. Dai, 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 dai. E tanto Alonso adesso entra in lotta con Norris. Si rallentano sul rettilineo principale. Noi ne approfittiamo. Noi ne approfittiamo. Dai, 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 dai. Spingiamo, spingiamo, spingiamo. Dai Alonso, prendilo, prendilo, prendilo. Vallo a raggiungere. Dai, dai. Dai, grande Fernando, dai. Dal tuo compagno dietro di te è 4. Oh, contatti, 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 ma niente danni. Mamma mia, che culo. Signori, qui si può fare la storia, eh. Qui si sta facendo la storia. Due partenze dalle retrovie e tutte e due le volte si è riusciti a raggiungere la zona punti. Dai, dai, che rimaniamo, dai. Dai che siamo molto più competitivi in questo secondo stint, eh. Molto più di prima. Alonso, vallo a prendere, ti prego. Ti prego, vallo a prendere, ti prego, ti prego. C'hai pure il DRS. Usalo un po' di ERS, dai. Ti prego, ti prego. Mannaggia. Niente, non lo raggiunge, non lo raggiunge. A noi con sta frenata guadagniamo tantissimo in curva 1, eh. Dai, dai, dai. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. Norris non sta fuggendo minimamente. Tutto il gruppetto davanti si sta allontanando a vista d'occhio. A perdita d'occhio? Come si dice? Vabbè. Qualunque sia il modo di dirla, l'avete capito, comunque. Però rimaniamo così, eh. Si rimane così. Chissà per quanto tempo rimarremo così. Prima o di superare uno o di perderli. E poi se continuiamo comunque a rimanere dietro Alonso, per noi è tanto di guadagnato in realtà, eh. Sia in fatto di consumo gomme, di allontanarci dai nostri inseguitori, che comunque loro hanno abbastanza velocità, sul giro. Sono molto veloci quei due davanti, Alonso e Norris. Infatti ci stiamo allontanando tantissimo da dietro, da giù. Occhio a non perdere il DRS però. Occhio a non perdere il DRS. Chissà se prima della fine della gara Alonso riuscirà a prendere Norris. Le gomme, le gomme, le gomme ci stanno abbandonando. Le gomme, le gomme, le gomme. Sentite un po' sguisciare. Ah, abbiamo perso il DRS, mamma mia. Rischio, rischiosissimo, rischiosissimo. Dobbiamo sfruttare l'ERS. Ai ai ai. Un secondo e mezzo. No, non lo prendiamo più. Non lo prendiamo più. Troppo, troppo, troppo lontano.
Abbiamo perso il treno. Attenzione dietro. Attenzione dietro, bandiera gialla. Qualcuno ha avuto un contatto. Ovviamente non entrerà la safety car perché ormai manca troppo poco. Qualcuno si sta ritirando, una Williams. Sergeant. Bottas, non hai capito niente tu, eh. 7,1 secondi. Bottas, non hai capito niente. Bottas, non hai capito niente tu. Rimettiti al tuo posto, grazie, bello. Grazie, Bottas. Rimani nel tuo. Comunque erano Alonso e Norris che avevano aumentato di giri, di velocità e di tutto quanto. Non eravamo noi ad aver rallentato, perché per un paio di giri sono riuscito comunque a rimanere a 2 secondi da Bottas e da Zhou. Quindi non credo sia stato perché abbiamo sbagliato noi. Semplicemente avranno usato le Hertz, qualcosa. Perché hanno anche aumentato, cioè hanno anche diminuito il tempo sul giro rispetto a noi. E noi comunque avevamo più o meno lo stesso passo. Mamma mia. Sto sudando, ragazzi, sto sudando. Che bella gara però, eh. Che bella gara, piena di emozioni. Piena di emozioni. Peccato per quella bandiera rossa arrivata nel momento sbagliato. Nel momento sbagliato. Se non fossimo entrati ai box, avremmo fatto la ripartenza partendo dalla P8 e saremmo potuti essere molto più avanti adesso. E invece ci è andata proprio male. Continua a mantenerle così. Sì, va bene. Ormai non penso più a niente. Non le penso più le gomme. Mancano 2 giri. Fammele usare fino all'ultimo centimetro quadrato disponibile di questi pneumatici. Qua solita difesa, niente Hertz, si va all'interno, ci facciamo superare, ci mettiamo in scia e super dive bomb. E non ci è riuscito. Una mossa un po' aggressiva. Che avrò mai fatto di male, perdonami. Rimaniamo qui però, gentilmente. Abbiamo carburante a sufficienza per solo. Così. Quest'ultimo giro. Col DRS e tutto quanto. Ci riprendiamo sta P9. Dai, che abbiamo pure l'Hertz. Un bel po'. Mamma mia. Dai. Non perdiamolo. Ci siamo. È l'ultimo giro. Parabolica e poi è tutto finito. Mamma mia. Dai, Hertz, DRS, scia e si vola. Si vola. Ciao Bottas. Sto arrivando. Ciao. Prova l'incrocio Bottas, attenzione. Si deve mettere dietro. Bello. Sì. Voilà. Signori e signore, amanti della Subaru Baracca e di Giovanni Storti, preparatevi ad una gara d'applausi, ad un finale d'applausi più che altro, col nostro Giovanni Storti, con tante emozioni, col DRS rotto per i primi giri, con la bandiera rossa che lo costringe a ripartire dal fondo dopo aver guadagnato la P8,
si riparte da 10 posizioni più indietro, dalla P18, ma comunque riesce a superare di nuovo tutti e riprendersi la zona punti. E sì, saranno solo 2 punti per questa P9, ma è una gara bellissima, una gara con uno sforzo incredibile. Gran premio con una favolosa vittoria. Oh. Parliamo di questa vittoria. Mamma mia, ragazzi. Beh, adesso sono proprio curioso di andare a vedere il replay. La velocità in sé non è tutto. Per quella bandiera rossa, non so minimamente cosa sia successo. Allora, ragazzi, giro 10, dove noi siamo entrati per fare il pit e non ho capito che cosa è successo. Non è successo nulla, ragazzi. Allora, andiamo dietro, andiamo fino a Zu, che è 3 posizioni dietro di noi. Guardate qui, noi passiamo tranquillamente. Andiamo un altro po' più dietro, così magari vediamo se succede qualcosa. Andiamo fino a Piastri. Non c'è nulla. Non è successo niente. Non è successo nulla. Ragazzi, neanche qui dietro. Ma vi faccio vedere pure le Williams più l'Alfa Tauri di De Vries. Ragazzi, non è successo niente. Non è successo niente. Nessuno si è girato. Nessuno si è preso con qualcuna. Niente. Cioè, hanno messo una bandiera rossa. Non ho capito per quale motivo. Perché guardate, adesso safety car, bandiera rossa e si riparte poi al giro 13. Incredibile, ragazzi. Rivalità vinta su Gasly. Benissimo, grazie, grazie mille. Si cresce ovviamente sempre in fama, anche se non siamo arrivati ancora a livello 13, neanche a livello 12 per noi e neanche Piastra a livello 10. Quindi siamo sempre però lì vicino, siamo lì vicino. Ovviamente ci arrivano anche i soldini. E ragazzi, io ancora non ho capito perché sia uscita quella bandiera rossa. Sulla minimappa, mentre ero in gara, ho visto che si erano fermati, cioè, c'era un ingorgo, qualcuno si era fermato, qualcuno aveva rotto, non ne ho la più pallida idea. Ma nel replay non c'è nulla. Nel replay non c'è nulla. È incredibile sta cosa. È incredibile sta cosa, ragazzi. Allora, un giornalista ci ha appena contattato dicendo che pubblicherà un articolo controverso. Giudicare dei toni usati sembra un brutto affare. Come ci comportiamo? Mobilita i tuoi addetti per contrastare l'articolo ed evitare ogni tipo di ripercussione. Però ci toglie 500 di risorse, 500 di scuderia. Oppure ci facciamo togliere 1000 punti di fama scuderia. Ma sì, ma chi se ne frega. Facciamo i punti di risorsa ci servono. I punti di risorsa ci servono, ragazzi. Allora, vediamo qua, sì, facciamo allenamento riflessi per il nostro caro amico Piastri e andiamo avanti, dovrebbe arrivare reparto resistenza, vediamo se ci arriva il componente o se dobbiamo riordinarlo. Era ovvio, ragazzi, era ovvio che l'avremmo dovuto riordinare. Va bene. Allora, riordiniamo così, zero danni, arriva in 8 giorni e va bene così, ragazzi. Tra l'altro, posizione in classifica, giusto per dare uno sguardo, siamo quarti in classifica costruttori a 106 punti, a 4 punti di distanza alla McLaren, e poi in classifica piloti siamo a 106 punti. Ci stiamo avvicinicchiando a Sainz e ci stiamo allontanando un pochettino da Norris, anche se con questa gara in realtà si è avvicinato un pochino, essendo ovviamente più avanti di noi in gara, però comunque abbiamo un bel settimo posto. Detto questo, ragazzi, spero che questa gara vi sia piaciuta. Comunque ci sono state tante belle emozioni, tanti bei sorpassi. Peccato per sta bandiera rossa che sinceramente ancora non capisco, ma va benissimo così. Ragazzi, vi aspetto per il Gran Premio di Monza. Finalmente si ritorna a casa e lì faremo veramente scintille. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento in un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao, ragazzi.